Buonasera a tutti e buon Natale a tutti, ragazzi. Un augurio a tutto il gruppo Madà, al manager Alessandro e a tutti quanti gli amici del gruppo. Ragazzi, vi auguro di passare un anno migliore e un Natale sereno. Alla DOC! Buongiorno a tutti, volevo dedicarvi questo video a tutti i fan della Docco Romolo. Facciamo un brindisi in diretta e poi ci diamo gli auguri. Facciamo un bel spruzzetto. Alla salute. Auguri di buon Natale a tutti, da Tony. Oh, ciao a tutti dal gruppo di Madà e di tutto il gruppo di Facebook e di tutti i fan di Romolo. Un abbraccio e un augurio di buon Natale a tutti. Ragazzi, buongiorno, volevo augurare un buon Natale a tutti e mi raccomando, seguite sempre il sommo alla doc. Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri a tutti, augurarvi un buon Natale a tutti quanti e mandarvi un grande abbraccio al gruppo Madà e tanti auguri di Natale alla DOC. Auguri di buon Natale a tutti, al gruppo Madà. Statevi bene. Che passate delle buone feste e sempre alla doc. Buon Natale, buone feste. Tanti auguri a tutti. Auguri a tutti i discepoli del maestro e soprattutto al maestro delle tenebre, Romolo, alla DOC. Ma dai! Ciao a tutti, sono Alessandro e vi auguro anche io un Natale alla DOC a tutti voi. Madè, 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 oh, sono le ore 24 e 10, le 12 e 10, di mezzanotte 10. Oggi, cioè stasera, abbiamo mangiato proprio a cena, mamma mia, a casa mia sorella. Praticamente ora sono a casa, che ho qui, sto pieno. Oh, scusa. Ah, maledetta zittit! Giustamente mi sono cavasciata, cacciata. Silitaccio! Silitaccio! Accavallata, cacciata. Seduto sul divano, che sono gonfio, che ho mangiato a sera, guardate la pancia piena. Ah! Abbiamo mangiato spaghetti con le vongole, poi i fasolari, i canonicchi, le ostriche. Io mi sono fatto una bella spigola di 1 chilo. Mamma! Ai! La! Ai! Maledetta zitti! E gli altri sono fatti le orate, le spighe. Ma poi siamo partiti a mangiare la frutta secca, ho mangiato il dolce. Io bene, non ho bevuto niente. Oggi ho fatto il bravo. Mio padre ha detto, buono, bene, meglio, oggi l'uomo non beve. Ho fatto sfaggiucchini, ma dai! Poi dalla frutta secca, il dolce, dal dolce mi sono fatto 4 bicchieri di Jack Daniel's whisky. Io vi auguro una buona notte a tutti, di nuovo auguri di buon Natale e ci aggiorniamo domani come sempre nel Lucina. Mamma! Buonasera a tutti e buon Natale a tutti. Ovviamente ieri sono uscito un po' in giro, ma nella regione. Mi sono alzato alle 5 e mezza, alle 6 di mattina e giustamente ho cercato di recuperare il sonno perché l'ho recuperato alla grande, insomma. Bene, oggi stasera voglio salutare tutta la mia famiglia. Allora, un saluto speciale a tutti i discepoli delle tenebre, fratelli, sorelle, amici, amiche, ragazzi, ragazze, signori, signore e bambini, soprattutto in nostro futuro. Poi salutiamo
tutta la famiglia Sassi, papà Nicola, Claudio, Vito, mio fratello di Bari, Nicola, mio nipote che sta a Bari, e Anna, mia cognata. Poi sotto speciale alle mie nipote bellissime, Carol e Angela. Poi salutiamo mia sorella José, mio cognato Raffaele, e salutiamo anche i cani, perché loro hanno anche i cani, due. Una si chiama Maya e l'altro si chiama Ryan. Tantissimi auguri a tutta la famiglia. Alla gaia! E do fast un frit. Fast frit! Bene. Tanto, so, c'è come sta stufa? Perché io c'ho due stufe qua. C'ho quella che mi ha regalato un amico. E poi c'ho quella che ho io. Allora, preferisco più quella a vapore, che fa... testa. Quella che mi ha regalato l'amico, ce l'ho la sera, quando me la metto vicino al letto e mi riscaldo bene. Perché quella è anche pericolosa. Quella è l'ogiva. Allora, ci stai! Questa qua. Questa, se non sei attento, questi bruci. Mamma! Bene. Iniziamo già a mangiare dal crudo, perché si mangia prima il crudo. Ma dai! E prendiamo anche i fasoletti, maledetta primavera. Ma che? Ma dai! Ah. Giustamente dovevo andare a mangiare anche di nuovo la casa di mia sorella e non ci sono andato, maledetta primavera, perché avevo sonno. Mamma! Quindi mangio questi fasolari e poi c'è una bella sorpresa. L'agnello. Madre. Come andà? Vive! Scusatemi, doppio cello alla doppio romolo. Fasolari freschissimi, belli e genuini. Sono un spicino, però a me piace mangiare quando sono grosso, come il polipo, come la paura, purtroppo. All'incluso, ma da davvero. Ma che? Ieri sera che sono stato il mio cognato a mangiare la mia sorella ma sto bucata la mano a pulire le ostiche. Maledetta primavera. E ho detto a mio cognato, Raffaele, perché lui si chiama Lino. Raffaele, io sto una volta lì, ho detto, non ti dimenticare quelle ostiche. E cosa ha scaldato? Mannaggia Lino. Salutiamo tutto il gruppo Madà anche, alla DOC, e tutti i gruppi. Poi da domani si ritorna a salutare i saluti come prima. Come prima, tu di prima, gemelo. Ho trascorso un bel Natale con la famiglia, peccato che loro, giustamente, non si volevano far vedere, in modo tale che ci siamo divertiti. Abbiamo mangiato le spigole, questi qua, i fasulari, la canna ricca, le ostiche, la olata, madonna me, frutta secca. Però io mi sono comandato bene, perché? In che senso bene? Perché gli atiani non ti comandi bene, no. Mi sono comandato bene nel senso che non ho bevuto niente. Eh?
quando si sta in famiglia ci si deve comportare bene, e se no che è Natale, buono, sto piccino, però volevo fare, non a cuta presto, sono stato scattato, sono cristiano, la persona che vanno a fare la spesa, non qua, specialmente a Bari, e se la approfittano. Uno deve campare la giornata, uno va, perché è capitato questa cosa anche a me quando facevo il riccio a Bari, e li vendevo per strada agli amici, mi facevano guadagnare qualcosa, prima che stavo nel canale. Vedete, vediamo se c'è, e si fa così, no. E per me quello è un vanto, che vanno, prendono e non pagano, poi non dici nemmeno questo due va per una birra fresca, vuole soltanto avere e non dare, e questo non va bene, il Signore queste cose non ammette, vabbè, come accude a quello fitness che c'ha, che mi ha detto che mi aveva portato le pulpe, l'anguille, tutto, pallone, parole, non sono altro che parole, e mi sono fatto fare fino a capone, perché a me, per il sedere, non mi deve prendere nessuno, come ti permetti? Non il corriere non è passato, non è, no! Tu proprio ti fai tonto! Tu qua. Non ci puoi cambiare le regole. Maestro, buongiorno. Ti messaggi. Mi potreste fare un video personale? No, basta video personale. Ora basta. In generale, hanno superato il limite. Maestro, ti devo portare un pacco, come funziona? Mi mandi un documento tramite telefono e io ti mando la via. È la legge. Ma dai! E come dici tu? Che se sabbi? Buono sei, ma a festa no? No. Mi dispiace. Non si fa così, mi dispiace, io qua, io là, ma la vita ce la avrei, ciabattina, male, domani per secondo, le cose di mano sono andate, donna Puccione. Mamma! Mo mi bevo pure l'acqua delle fasulari, che questa è buona, saporita. Buono, con il risuppio. Ma che? Guarda che se vuoi fare la cacca a me, io mi mangio pure a voi. Ma dai! Guarda la chiacca. Ma che? Oh, boh. Già me la fai. Non vuol perché di mirare. Alla salute di tutti i miei discepoli. Delle tenebre e famiglia. Ma che? E spero che quest'anno nuovo porta bene in tutti. Sempre nel bene. Maledetta primavera, maledetta. Ma tu che vieni un picchio, amico. Dai! Mannaggia la miseria. La tua val di fischi, maledetta primavera. Che se non tu non la va, fa buon faccio, è nata. Mamma! Buono. E mo, vero bello. Ah!
agnello cotto e mangiato. Quella volta con mio cognato, perché il mio cognato è macellario, esattamente lui ne capisce. Ma che? Domanda c'è un giorno. Non avuto pezzone, non avuto pezzone. Città! Città, lo fate! Madonna, va, sta se riesco. Ma io ce l'avevo. Ma che? Ma che? Ma che? Ma adesso mi sembra costretto. Mamma! A me la mia mi è sempre piaciuta, per però è caro. Cioè, specialmente tutte le feste natalistiche, che da me non guardo. Ma che? Scusa, tutta un mangio. Veramente, a me mi piace mangiare, e sì che mi piace mangiare. Ma forse a me, vedi che l'aria è amare, a me strange un pic, ma dai! Io cercherò sempre di farvi dei video talmente divertenti. Perché a me piace farvi divertire. Ma che? Ma tutto a me, per farvi divertire, ci vogliono mangiare. Non vi sto chiedendo niente, per carità. Ma che? Ma che? Ma che? Poi devo mandare il messaggio mio cognato, devo dire Raffaele, complimenti, il agnello è buonissimo. Ma che? Ma che? Non se la fa mai. Che dopo non possiamo dire solo silenzio! Dopo c'è un show di capo, ci sono stati! Ma che? Io vi auguro di nuovo un buon Natale felice a tutti. E stasera, più tardi sera, voglio fare una bella diretta. Perché stasera devo fare una bella diretta alla gioca. Mamma! Certo che non è che gli posso dire l'orario. A me è a momenti. A come vengata si va a fare. Dai! E che vi do di più? Io vi auguro una buona giornata a tutti, una bella serata a tutti, alla gioca. E ci torniamo come sempre domani nel video cena. Mamma! Buona serata a tutti. Di nuovo tantissimi auguri a tutti. Alla doc.